Dunque, sta iniziando proprio in questi minuti in carcere a Pescara l'interrogatorio di Federico Pecorale, l'uomo che domenica 10 aprile ha sparato in un locale di Piazza Salotto al cuoco domenicano Gelfri. Gelfri che per fortuna se l'è cavata, possiamo adesso dirlo davvero, perché proprio ieri è stato trasferito da un ospedale a una struttura riabilitativa, ma questo degesto ha davvero sconvolto tutte. Quindi per la prima volta l'autore ne parla davanti ad un magistrato. Cosa rappresenterà nella sua versione difensiva? Difficile intuirlo, proviamo ad anticiparlo in collegamento con il nostro Enrico Giancarli, che si trova proprio davanti al carcere di Pescara. Buon pomeriggio Enrico. Buon pomeriggio Carmine, un saluto naturalmente a te e agli amici che ci guardano in diretta al TG8. L'avvocato Coletti, avvocato difensore di Federico Pecorale, è entrato proprio qualche istante fa qui al carcere di San Donato. Abbiamo provato a scambiare qualche battuta con l'avvocato, che chiaramente non può anticiparci nulla. Ci ha soltanto confermato che Pecorale parlerà al PM, al sostituto procuratore, che è la dottoressa Rapino. È chiaro che la strategia difensiva è quella di far riconoscere l'infermità mentale di Pecorale, ma non solo, potrebbe esserci anche qualche altra carta, quale al momento chiaramente non si può sapere. L'avvocato di Pecorale, Coletti, sarà ai nostri microfoni in diretta alle 18 sulla pagina ufficiale di Rete8 e poi chiaramente questa sera al TG per tutti gli ulteriori sviluppi su quello che sarà l'interrogatorio che sta per iniziare, perché ripetiamo, l'avvocato Coletti è entrato qui al carcere di San Donato proprio qualche istante fa per stare con Pecorale, che risponderà alle domande del sostituto procuratore, dottoressa Rapino. Io vi do appuntamento, Carmine, alle 18 sulla nostra pagina ufficiale Rete 8, quella diretta al TG di questa sera, proprio per le parole dell'avvocato Coletti. Ripetiamo, la strategia difensiva dovrebbe essere quella per far riconoscere l'infermità mentale a Federico Pecorale, ma potrebbe esserci anche qualche ulteriore sviluppo. Ti restituisco la linea.